Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi video spesa, vi preannuncio già che è una maxi spesa perché ho speso più di 180 euro, ci sono alcune cose anche per mia suocera. Faccio la mia solita premessa, non vedrete chissà che frutta, chissà che verdura perché noi abbiamo l'orto, abbiamo le patate, abbiamo le carote, abbiamo le zucche, abbiamo i fagiolini, ho congelato le zucchine, le mele le compriamo da alcuni ragazzi che le fanno qua, quindi è per questo che non vedrete appunto né frutta e né verdura. E ho fatto un maxi spesone perché comunque già vado pochissimo perché comunque io abito in montagna, devo scendere in città a fare la spesa, quindi già andavo di rado. Adesso i casi di coronavirus anche qua stanno aumentando, quindi io sinceramente preferisco andare di rado al supermercato e quindi ho fatto una bella scorta. Nulla, dopo questa premessa logorroica, inizio subito e vi faccio vedere prima le cose del frigo e del freezer. Pesco a caso. Allora, per il Giorgio al lavoro io gliela faccio e se la porta perché lui comunque non va in mensa. Ho preso questa carne salata del Trentino che io gli faccio in carpaccio con un filo d'olio, un po' di limone e le scaglie di grana. Per Mattias ogni tanto una cena veloce, a lui piacciono, gli ho preso i simpacotti. Poi adesso che è arrivato il periodo un po' più fresco, a noi di sera ogni tanto piace mangiare i cappelletti al prosciutto crudo, che io faccio o in brodo o col sugo al pomodoro. Ne ho prese due confezioni, questi qua di nonna mia li prendevo anche l'anno scorso e ci troviamo bene, li trovate al banco frigo. Un pacchetto di sottilette perché ultimamente abbiamo la passione per i toast e le avevamo finite. Se avete visto lo scorso video sicuramente lo sapete. Poi per me il mio yogurt della Mulle, l'irresistibile, questo qua con pistacchio e mandorle, che è buonissimo, ve lo consiglio, sembra di mangiare un dessert. Per il Mattias e anche per il Giorgio ho preso questi yogurt alla vaniglia con anelli di cioccolato della Mila. Sono quelli, come vi dico sempre, dove praticamente da una parte c'è lo yogurt e dall'altra ci sono i pezzetti di cioccolato che poi si versano. E ne ho presi due uguali. Poi per me ho preso lo yogurt colato greco al caffè 0%, questo qua che prendo sempre, a me piace. Poi mozzarella per pizza della Milbona, questa già grattugiata che uso per la pizza e ci troviamo divinamente. Come carne ho preso i filetti di pollo disossati che io poi vado a tagliare e li faccio o col pomodoro o tipo scaloppine. Ho preso anche per la pizza sempre due confezioni di Wurstel, io prendo questi di pollo e tacchino, a volte mi sbaglio prendo anche gli altri ma solitamente noi mangiamo questi. Poi ho preso gli stick, scusate, di speck, questi qua, anche questi li prendevo anche quest'estate, ci troviamo bene, sono buoni. Io li utilizzo per fare magari le minestre con quando faccio pasta e lenticchie oppure pasta e patate, li metto questi o la pancetta. E anche l'altra volta ho fatto, vi avevo girato anche la ricetta, l'orzo con i cavoletti di Bruxelles, avevo messo la pancetta, in realtà nella ricetta originale ci andrebbe lo speck. Lo vedo sempre negli svuota la spesa di Nicole, ogni tanto lo prendo anch'io, il Fontal, questo qua della Milbona, che ci piace. Ho preso queste mozzarelle di latte di bufala che noi mangiamo o sulla pizza o anche così, perché queste non sono le mozzarelle di bufala, quelle campane, come sapore, però sono comunque buone. Poi non c'era il parmigiano grattugiato, quindi ho preso il grana padano grattugiato, sempre per le minestrine o anche da mettere sulla pasta, è buono anche questo. E poi ho preso sempre il mio solito asiago, questo qua dell'Italiamo, che noi mangiamo tantissimo, soprattutto il Giorgio perché a lui piace un sacco. Recupero l'altro sacchetto perché questo è vuoto. Allora, un altro yogurt al caffè come quello di prima per me. Poi ho preso, era la prima volta che le vedevo, non so se ci sono sempre, questi hamburger con tacchino e speck. Ne ho prese due confezioni. Io prendo anche la carne alla Lidl, sinceramente mi ci trovo bene, non ho mai avuto problemi. Questa è l'altra confezione, è comunque sempre è comunque carne italiana. Poi ho preso una confezione di speck dell'Alto Adige IGP, io vi consiglio di prendere sempre quello col marchio su Tirol perché è più buono e quindi ho preso questo, cioè almeno a noi piace di più, mi sembra che viene 1,79 euro, ma non ne sono sicura.
poi ho preso il prosciutto alta qualità, questo qua al 2% di grassi, e ne ho prese 3 confezioni. Io lo prendo sempre e ci troviamo benissimo, lo uso per i toast, per la pizza, il Giorgio ogni tanto fa i panini per il lavoro. Poi ho preso il mio solito salmone affumicato, questo qua norvegese, io lo uso principalmente per fare la pasta col salmone, con il formaggio in abbinata, e ci troviamo benissimo, ci piace un sacco. Appunto, il formaggio di cui stavo parlando è questo, anche di questa pasta trovate la ricetta sul canale in uno degli ultimi video. Poi, salame di prosciutto, che avevo preso l'altra volta da MD, al Giorgio era piaciuto, quindi gliel'ho ripreso. Questo qua, anche questo lo utilizza prettamente per i panini da portarsi al lavoro. La mia solita salsiccia di suino di Luganega arrotolata, che uso in diversi modi, nelle lenticchie, per la pasta alle lenticchie, fatta così con magari un contorno di patate, oppure fatta col sugo, è sempre buona, a noi piace un sacco e la utilizzo abbastanza, quindi a noi piace. E poi ho preso 2 rotoli di pasta sfoglia di questa rotonda, sono 2, che io utilizzo per fare le torte salate, da fare sempre al Giorgio, da portarsi al lavoro per variare un po'. Anche questo sacchetto è vuoto, vado a sistemare le cose in frigo e in freezer e ci vediamo dopo. Rieccomi, ho messo tutto a posto, ho preso 2 confezioni di pannolini taglia 5 della marca Loopy Lou, altrimenti lo dico sbagliato, noi ci troviamo benissimo, ho sempre usato questi per Mattia se non ha mai avuto alcun problema. 1 e 2. Poi, da tenere come scorta, anche se noi non siamo dei gran bevitori di Coca-Cola, ho preso 2 Coca-Cola e 2 Fante. Quando mangiamo la pizza ci piace. Prima che le spacco, una confezione di queste uova qua biologiche. Io prendo sempre queste, ci troviamo bene. Non ne prendo moltissime perché comunque mia suocera ha le galline, ogni tanto ce le dà lei. Ho il fiatone. Erano in offerta i pan di stelle, la confezione è questa qua grande, da 700 grammi a 2,29 euro mi pare, e li ho presi perché l'ultima volta avevo fatto i muffin ed erano venuti buonissimi, anche di quella trovate la ricetta sul canale. Il volantino per mia suocera, 2 confezioni di lievito per dolci della Pane Angeli. Ho preso anche 2 confezioni di farina di questa qua 00 della Mollino Rossetto, c'è dentro 1,5 kg di farina. Ecco l'altra confezione. Per Jobby la sua amata cioccolata con nocciole intere della Fincarré, lui mangia solo questa, gli piace. Jobby è un golosone. Poi ho preso lo zucchero della Bel Bake, io prendo sempre questo, anche con questo mi trovo bene, non mi ricordo se ne ho presa 1 o 2 confezioni, eventualmente salterà fuori. Poi ho preso gli assorbenti, questi qua, l'Inesseta, non credo che vi interessi, comunque li ho presi. Poi ho preso della panna da montare, più confezioni che salteranno fuori dopo, e anche la panna da cucina per mia suocera, questa è un'altra panna da cucina, un'altra panna da montare, panna da cucina. Poi per me ho preso queste cioccolate della Ritter Sport, ho preso questa qua che è una novità, penso di Natale come l'altra volta, questa è ai biscotti speziati, e poi ho preso questa solita che avevo preso anche l'altra volta, che è ai macaron e cocco. Poi ho visto questa alle casse e non ho saputo dire di no, ho preso praticamente la crema di Rossana, crema spalmabile al latte e nocciole, questa qua, che secondo me è buonissima, premetto che io adoro le caramelle della Rossana che ho preso, e dopo ve le faccio vedere, perché erano in offerta. Per Mattia sta a tenere in casa per quando magari non ho tempo, facciamo tardi, ho preso 2 omogenizzati di vitello. Questa, se non erro, l'ho vista nel video di De Serenina, mi aveva detto che era buona, ed è la salsa di datterino, l'ho presa per la pizza. Poi ho preso uno svelto di questo qua, che è praticamente titanium concentrato, più potere in ogni goccia,
100% sgrassante lunga durata al limone verde. E la bottiglia è in 100% di plastica riciclata. Adesso arriva la Nutella per Jobby. Molto carina questa volta perché ci sono appunto i paesaggi dell'Italia. Io ho preso questa Colli di San Severino, vasetto numero 29 di 30. Ho scelto questo perché appunto aveva proprio il tema autunnale, non so perché mi piaceva e l'ho preso. Questa mi sembra venga 5,99 euro. Era in offerta il detersivo della lavatrice della Winnis e ho preso questo che è Aleppo e Verbena. Adesso lo annuso perché non l'ho mai preso. Io prendo l'ammorbidente della Winnis e mi ci trovo benissimo. Ha un buonissimo odore. Quindi questo ricorda vagamente la Marsiglia. Io non amo la Marsiglia, vediamo come sarà sui vestiti, però come odore mi sembrava buono. Altro sacchetto vuoto. Erano in offerta e a Giorgio piacciono un sacco le patatine, queste qua bianche. Le prendiamo ogni tanto e a Giorgio piacciono. Mi avvicino al sacchetto. Per mia suocera sempre una bottiglia di tè, di questo qua, della Freeway. Non l'ho mai preso, non so com'è alla pesca. Poi ho preso tre confezioni, mi pare, di salviette, sempre del brand Loopy Lou, con cui ci troviamo benissimo. Le uso da sempre con Mattias, sia per il sederino, per il cambio, insomma, pannolino, sia per le manine, il visino, non abbiamo mai avuto problemi. Questo è l'altro sacchetto. Questo è il terzo. Poi mi incuriosiva, allora ho voluto prenderla, questa spugna qua, dice spugna ideale per l'auto, la cucina e il bagno. Mi ricordava un po' vagamente la spugna magica, infatti la ricorda, è fatta così, è bella grande. Ho deciso di prenderla per provarla, poi magari la proviamo insieme in qualche video. Mia suocera il tonno, questo qua della Nostromo, gliene ho prese tre confezioni. Queste sono le altre due, una e una, due. Poi questo prodotto l'ho visto in un video di Chiaretta e ho deciso di prenderlo. È uno spray disinfettante della Citrosil, lei diceva che ci si trova benissimo e ho deciso appunto di prenderlo. Questo qua è quello col tappo Lilla, che lei diceva che era il più buono. Alle vere essenze di lavanda, questo qua, vediamo come mi ci trovo. L'ho preso per disinfettare magari i bidoni o magari da spruzzare anche sulle scarpe, perché se noi in casa non camminiamo con le scarpe, però il Mattias ogni tanto ovviamente non è che le toglie appena entra, un po' ci cammina, magari da disinfettargliele ogni tanto. Ho preso anche due confezioni di latte intero, questo qua della latteria è latte italiano, io lo prendo e mi ci trovo benissimo. Noi non siamo dei gran bevitori di latte, non lo beve neanche Mattias, lo utilizzo per i dolci, io lo utilizzo anche se magari faccio la pasta, la carbonara, quando faccio la pasta appunto col salmone e il formaggio ne metto un goccino, lo utilizzo per questo, quindi l'ho preso. Io questi qua non li avevo mai visti, oggi li ho visti e ho deciso di prenderli perché mi ispiravano. Sono praticamente queste brioche qua della Bauli, integrali con miele millefiori, fonte di fibre, erano in offerta, mi sembra un euro e qualcosa, non ricordo il prezzo, e appunto ho deciso di prenderlo per provarle. Perché io non sono una gran mangiatrice di brioche, però queste qua non so perché mi ispiravano, magari da scaldare e mangiare al mattino. Per Mattias ho preso anche due pacchi di omogenizzati al formaggino della Plasmon, i prossimi salteranno fuori. Per mia suocera una confezione di questi bicchieri biodegradabili. Ho preso anche quattro passate bio di pomodoro, io la prendo e mi ci trovo benissimo. La utilizzo per fare appunto il pollo, quando non abbiamo terminato, diciamo, quella che ho fatto con i nostri pomodori, utilizzo questa. O anche da mettere sulla pizza. Bottiglia. E queste sono le altre due. Come al solito non so più dove mettere le cose. Poi erano in offerta anche questi bagnoschiuma della Licia, magari dopo vi dico il prezzo. Ho preso questo qua, NutriCare, nutrimento e benessere della pelle. Questo qua è alburo di karité e vaniglia. E poi questo qua che invece che è con olio di marula e peonia, marula o marula, non so come si pronuncia, trattamento rigenerante di bellezza, questo. Adesso li annuso. Questo è molto buono. E
questo a mio gusto è ancora più buono. Come bagno schiuma ho preso anche questo qua, Shower Gel Magnolia with Magnolia Extract della Sien. Io ogni tanto i bagno schiuma della Sien li prendo e mi ci trovo bene. Questo qua è un doccia gel e anche questo qua ha un buon profumo, molto dolce. Per Mattias ho preso una confezione di succhi, queste qua della Sole Vita all'albicocca, e poi l'altra confezione, come vi dicevo prima, di omogenizzati al formaggino della Plasmon. Lo uso per fargli la pastina alla sera, ogni tanto per cambiare. Lui generalmente mangia quello che mangiamo noi, però se magari faccio cose particolari che so che non posso dare a lui o che, a lui non piacciono, gli do appunto la pasta con il formaggino, che gli piace un sacco. Ho preso anche questa ammorbidente della Felce Azzurra, che non ho mai preso la prima volta. Pura freschezza e concentrato, profuma 10 volte più a lungo, 41 lavaggi. Come profumo così mi piace, bisogna vedere se effettivamente profuma più a lungo e se effettivamente profuma e ammorbidisce. Lo proverò e poi vi farò sapere. Anche questo mega sacchettone IKEA è vuoto. Passiamo all'ultimo sacchetto. Sì, l'ultimo sacchetto. Per Jobby ho preso i suoi croissant al cioccolato, lui li mangia questi qua e sono abbastanza buoni. Ovvio, quelli della Bauli sono più buoni, però sono buoni anche questi. Per i toast ho preso questo pane qua da sandwich integrale della marca McKennedy, quelli americani. Sono molto molto grandi. Se avete guardato il mio scorso video avete visto che ci hanno inviato appunto il tostapane, dove si possono mettere appunto le fette grandi, e ultimamente devo dire che il tostapane sta diventando la mia passione, quindi li ho presi per questo. L'unica cosa che vi dico è che hanno una scadenza molto breve, perché ho visto prima in negozio che questi qua già scadono al 28.10. Ho guardato se ce n'erano con scadenza più lunga, però non ce n'erano, quindi vuol dire che hanno pochi conservanti dentro a questo punto. Panini al latte della Nastrecce, anche questi li prendo spesso e ci troviamo bene. Cavoletti di Bruxelles per fare appunto l'orzo. Per Mattias un casco di banane biologiche. Ho preso appunto anche l'orzo per farlo coi cavoletti. Io questo qua lo uso abbastanza spesso per insaporire, visto che a Giorgio non piace la cipolla, ed è questo brodo vegetale granulare della Knorr. L'unica cosa che non mi piace molto è che purtroppo, in teoria avevo letto che contiene glutammato. Esatto, c'è dentro il glutammato. Per mia suocera una rete di limoni di questi qua biologici. Da fare con la pasta ho preso questi fagiolini piatti, perché noi abbiamo quegli altri cicciotti, ma per la pasta vanno meglio questi. Io la faccio con i fagiolini e il pomodoro e viene buonissima. Un'altra confezione di assorbenti. Questi non li ho mai presi, però mi incuriosivano. Sono questi Special Complex Dark Chocolate. Praticamente sono dei complex con i riccioli di cioccolata fondente. Io li metto nello yogurt e li mangio e mi piacciono. Ho preso per Mattias due confezioni di pangoccioli che mangio ogni tanto al mattino. Questa è l'altra confezione. Solita merenda della Plasmon, latte e biscotto, perché come vi dicevo prima il Mattias non beve il latte, ogni tanto al mattino mangia questa, oppure lo yogurt, oppure appunto i pangoccioli. Ne ho presa un'altra confezione che si è aperta e ho i vasetti nel sacchetto. Eccoli qua. Ho preso anche una confezione di clementine di queste biologiche, sono italiane. Le mie amate caramelle della Rossana, che appunto erano in offerta, e queste qua per il Mattias da tenere come scorta. Ne abbiamo ancora perché le avevo prese la scorsa volta, però appunto, visto che non andrò spessissimo a fare la spesa, gliele tengo perché ogni tanto al pomeriggio ne mangia uno o due. Poi, sempre prodotto novità della Ritter Sport, ho preso questa cioccolata fondente con mandorle intere, che mi aveva mandato la foto una ragazza che segue su Instagram. E vi lascio magari il suo profilo se siete interessati qui sotto. Lei fa piatti di cucina, cioè fa piatti di cucina. Lei fa praticamente delle ricette e parla della casa. Non ricordo il nome, mi sembra che Home and Food Style, una cosa del genere. Comunque se siete interessati vi lascio appunto il link nell'info box. Ha una pagina molto molto carina, lei è una ragazza veramente molto dolce. E quindi ho preso questa sotto suo consiglio. Un'altra confezione di zucchero della Bel Bake.
cioccolatini Kinder. Una di voi mi aveva detto che alla Lidl aveva di nuovo trovato il lievito, quello là verde della Bel Bake, diciamo quello lievito di birra disidratato. Purtroppo nella mia Lidl non c'era, però ho notato oggi che c'era questo lievito madre, sempre della Bel Bake, che si può usare anche con la macchina del pane, e quindi ho preso questo sacchetto da 100 grammi da tenere appunto in casa, perché io il lievito lo utilizzo tantissimo, soprattutto adesso in inverno faccio spesso il pane appunto nella macchina del pane, quindi da tenere in casa perché non si sa mai. Anche l'ultimo sacchetto è vuoto, questo è lo scontrino. Il totale speso è 182,05 €. Spero che riusciate a vedere. Vi dico come sempre qualche prezzo al volo. Il Citrosil 2,79 €, quello che vi ho fatto vedere prima, la lavanda disinfettante. E l'ammorbidente della felce azzurra 1,49 €. Il bagnoschiuma, questi qua della Liccia, 1,49 €. Questo della Lidl invece 0,99 €, che direi che è un prezzo top, e sono comunque di buona qualità. Vabbè, il tonno 3,99 € a confezione. Guardando lo scontrino mi sono accorta di non avervi fatto vedere il dentifricio, questo qua della Colgate, che ho preso per mia suocera, 1,49 €. Allora, le cioccolate della Ritter 1,19 €, la salsa quella là di datterino della Italiamo 0,99 €, e il lievito madre essiccato 1,79 €, le caramelle della Rossana 1,39 €. Ero interessata a dirvi il prezzo della crema Rossana, i croissant che vi ho fatto vedere prima 1,39 €, quelli della Bauli, i pandistelle 2,29 €, il fontal 2,19 €, le uova 0,99 €, la crema rossa, la crema spalmabile della Rossana l'ho pagata 2,49 €, un po' altino come prezzo considerando che il vasetto, che adesso non trovo, è veramente piccolissimo. Quindi nulla, vi ho fatto vedere tutto, vado a sistemare tutto perché si è fatta una certa, sono le 1:25. Io come sempre vi mando un grosso bacio, vi ringrazio per aver guardato questo video e vi ricordo come sempre che se vi va potete iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche per non perdere i miei prossimi video e lasciare un like se questo video vi è piaciuto. Ciao!